Il Lanciano saluta il Biondi che resta imbattuto da due stagioni e rinnova l'appuntamento col prossimo campionato di eccellenza. Contro l'Ortona i rossoneri mettono in fila il terzo pareggio in una settimana. Col campionato ai titoli di coda e la Coppa Italia e il torneo Mancini, obiettivi di fine aprile. Sugli spalti in un clima di festa le vecchie glorie del passato, mentre la mascotte rossonera ha finalmente un nome, si chiamerà Legonziano dopo un concorso di idee riservato ai ragazzi delle scuole del comprensorio. Primo tempo vivace con Lanciano che parte forte e sfiora più volte il gol, gialloverdi che reagiscono in più di un'occasione ma peccano di precisione. Poco prima dello scadere arriva il vantaggio locale con una combinazione Quintiliano avvantaggiato e quest'ultimo che conclude in rete con un tocco morbido. La videoripresa si svolge su ritmi blandi nel classico confronto di fine stagione. Il pareggio ospite arriva però al 31esimo con il neo entrato Fregosi che supera in dribbling un avversario e trafigge Di Vincenzo. La partita si vivacizza con occasioni da una parte e dall'altra fino al triplice fischio. I rossoneri confermano 31 partite senza mai perdere in casa, 29 vittorie e 2 pareggi maturati peraltro nell'ultima settimana. Ora la pausa per la Pasqua e poi Lanciano che, deciso a ricaricare le pile, prepara il finale di stagione con Coppa Italia e torneo Mancini. Il tecnico Alessandro Del Grosso. Adesso ci prendiamo un paio di giorni di riposo e così possono recuperare un po' tutti quanti, perché noi abbiamo tirato la carretta fino a oggi e penso che siano i primi 2-3 giorni di riposo che gli do da inizio campionato. E se lo meritano e se lo devono godere questo momento per poi ritornare mercoledì sul campo per cercare di preparare questa partita importante, perché è una finale di Coppa, è sempre difficile, ma bisogna stare attenti a una squadra che dall'altra parte è una squadra ostica molto spigolosa e l'abbiamo vista in un paio di occasioni, perciò stiamo già con la testa, certo non al 100%, già con la testa al 25, dove ci arriveremo piano piano, giorno dopo giorno.